Amici di Genova Rock, siamo di nuovo in collegamento. Grandissimo onore, grandissimo piacere di essere con Povia. Ciao, ciao, grazie di essere con noi. Come ti senti? Io ti vedo in forma, ti vedo bene, ti vedo attivo, ti seguo già da un'oretta. Come va? Come stai? Galleggio innanzitutto, però in forma sì, perché sai, finché hai la salute vai a correre. Grande poco. Hai lasciato qualche scheletro, qualche fantasma del passato. Combatto contro un sistema che purtroppo non va bene, e purtroppo ti devo dire che non è il sistema che non va bene, ma è l'antisistema, l'antisistema che è creato dal sistema a sua volta. Quindi tutti quelli che protestano, ma che poi stanno davanti alla televisione, davanti a milioni di persone, sono creati dal sistema, e quindi quello che dicono gli viene permesso. Se sbavano un pochettino li fanno fuori, come hanno fatto con me, che poi alla fine mi sono autoescluso. Però stasera canterò, diciamo, una scaletta in un concerto acustico, tutte canzoni, chitarra e voce. Canterò un brano che si chiama Chi comanda il mondo. L'ho messo su YouTube a gratis. È quello che sta facendo parlare tantissimo, sì. È stata tantissima curiosità questo video, questo brano molto bello. Ti ho interrotto per dirti questo, ok, che io ho guardato e direi che, come altre persone, se ne parla molto bene. Se mi vuoi approfondire questo discorso, perché è interessante. Ti ringrazio intanto di avermi invitato su Genova, ok, rock. Genova, rock. Magari qualche rockettaro vero, magari si può anche arrabbiare. Povia, rock, rock, poi per me vuol dire roccia, no, ma quindi rock, grazie. Povia è rock. Vabbè, grazie. Non so se te lo senti, ma rock è tanto, è tutto, no? Rock. Sì, sì, no, va bene. Cioè, Povia sta facendo una battaglia che è anche rock. È anche rock, okay. Sì, è rock, perché vuol dire roccia, che vuol dire che sei lì. Ci com'è? Sei. Appunto. Ci sei. Senti, il brano Chi comanda il mondo denuncia la finanza internazionale. La questione è questa, che avendo messo su internet un brano gratuito che non è stato messo neanche sui siti a pagamento, quindi nessun portale iTunes o tutti quelli che paghi, in cui paghi, per l'interesse pubblico, avendo fatto un video in cui ci sono le foto delle figure di Mario Draghi, che è il nostro presidente, che fa parte della Banca Centrale Europea, che è il nostro vero governo, mentre molte persone credono che il nostro governo sia ancora a Roma, e non è vero. Ho messo dentro la Merkel, che continua a dettare le politiche di austerità all'Italia, quindi ci dice i compitini da fare, loro ci fanno credere che li fanno anche loro, invece la Germania bara per la terza volta, come dice Barnard, per la terza guerra mondiale, che in questo caso è fatta in modo finanziario, quindi non la vedi, ma c'è. Parla di una guerra economica, infatti, no? Finanziaria. Cioè, è diversa, economica finanziaria, ok? Direi che certo. Questo concetto forse non è molto chiaro, ma per la verità credo che sia... Ok, cioè sì. Abbastanza palese. Questa è una guerra finanziaria fatta appunto a puntiglio per levare più risparmi alle persone che si sono arricchite negli anni 60, 70, 80, 90, gli anni della lira, in cui è vero che c'era una classe di ladroni, politici corrotti, ladri, tutto vero, però facevano parte di quel potere appunto di serie C, girone A, terza categoria. C'erano ancora delle leggi che impedivano agli italiani di esportare capitali grossi, il famoso capital fly, come lo chiamano in economia. Adesso purtroppo abbiamo adottato una moneta straniera, che è l'euro. Molti pensano che se non fossimo entrati nell'euro saremmo andati al macero, e non era vero, perché le più grandi agenzie di rating dicono che eravamo la prima potenza europea a livello di produzione e la prima potenza mondiale a livello di risparmio, quindi facevamo bene i compiti, risparmiavamo. Avevamo un rapporto debito che era alto, lo sanno tutti, come il Giappone adesso, che però ha il doppio, il triplo del nostro, e però va avanti perché ha una propria moneta, che è lo yen. Quindi la gente deve capire. Dobbiamo acquistare invece, no? Dobbiamo tornare indietro. Esatto. Solo che se dici di uscire dall'euro, molti dicono, poi vai a comprare i soldi con la carretta. Non è vero. C'è una teoria monetaria che si chiama Mosler Economics Modern Money Theory, la potete trovare su www.memmt.info, che spiega chiaramente, è proprio insmontabile, non la puoi smontare, spiega chiaramente come l'Italia, adottando questa teoria, potrebbe riacquisire la propria sovranità monetaria mantenendo all'inizio l'euro e riprendersi le chiavi di casa. Ovviamente i politici non ne parlano. Se qualcuno ne parla, poi smette di parlarne perché non fa presa, non fa consenso. E la non gente ha non... PIL, vivendo in un mondo dove fa PIL il consenso. E allora continuiamo a parlare di migrazione, di Rom, di quello e di quell'altro, e Povia parla di finanza internazionale. Purtroppo sono un semplice cantante. Aspetto che ci sia un comitato di economisti che si formi e che, con la idoneità al voto, porti l'Italia fuori dalla crisi, perché i partiti che ci sono adesso non possono fare niente. Ascolta, so che questo tuo operato in qualche maniera ti stai mettendo molto in discussione e ti sta costando, nel senso che è scomodo.
Stai facendo un bello operato ma un pochettino scomodo. Ma sì, in sostanza mi sono io autoescluso, perché ho visto che questo tema non può essere toccato. Nessun giornalista o nessun media può agganciare. Non voi, no, noi no, qua siamo bene. Pochi, no, i pochi fra virgole. Però se Italia 1, il TG1 cominciasse a parlare di queste cose che ti sto dicendo, ovviamente tirerebbe fuori l'argomento, e tirando fuori l'argomento il popolo si informa, poi si forma, poi diventa consapevole, e poi dopo la dittatura che c'è adesso finanziaria la cambi. E invece non se ne parla. Questo brano ha avuto un sacco di querele, un sacco di ascolti. Infatti, però non ne parla che nessuno. Ti dicevo, c'è ascolti, ci sono delle cose però dietro, ne parla nessuno. Se ne parla ma forse non nella maniera sperata, ok? Purtroppo è questo. Senti, io ti lascio andare, vi siete già stati cortesissimi, ok? Voglio essere di parola. Saluto ricordando a che ora suoni e che c'è il premio Film Award che ritiri oggi. Assolutamente. Sei sul palco blu, vero? A che ora? Lo vuoi ricordare tu? 8:30, 8:40, 8:45. Allora, amici di Genova Rock, Povia, gentilissimo e bravissimo come al solito, a stasera al film. Ciao a tutti, grazie. Buonasera. Ciao.